l'edificio San Nicolò, che è la nostra sede vicino a Porta Romana, e in questa breve presentazione proverò a rispondere a una delle domande che immagino diversi di voi si facciano, cioè perché studiare ingegneria e matematica, in particolare perché studiarlo a Siena. Come sapete c'è una vasta offerta. È successo? Ai ai ai. Qui se non c'è potere di preemption sul popolo è difficile. Eccoci qua. Perché studiare a Siena, si diceva? Come sapete c'è una vasta offerta di corsi ormai a livello nazionale e internazionale. Ebbene, Siena è una, come sapete, delle università più antiche d'Italia e d'Europa e rappresenta un'eccellenza nella didattica e nella ricerca. Sapete, la didattica e la ricerca sono il binomio imprescindibile delle università e del modello delle università europee. Si insegna quello su cui si fa ricerca. Inoltre, è una città universitaria che ha spinto molto sull'internazionalizzazione negli ultimi anni e poi, come sapete, è una città molto bella, dove la qualità della vita è da sempre molto alta. L'Università di Siena accoglie circa 16.000 studenti divisi in 15 dipartimenti, e abbiamo due poli universitari, una sede decentrata ad Arezzo e cinque biblioteche di area per lo studio individuale degli studenti. È una università che da sempre ha ottime prestazioni in tutte le rilevazioni della qualità della didattica e della ricerca. Qui, per esempio, vedete la classifica del Censis del 2019-2020, in cui Siena è al secondo posto tra le università di medie dimensioni. Comunque, tutti gli anni vengono fatte queste classifiche e Siena è sempre ottimo per quanto riguarda le strutture e i servizi per gli studenti. Vi chiedo, la qualità della ricerca del nostro dipartimento è stata più volte attestata in vari contesti di valutazione. Per esempio, qui vedete quello che è successo nell'ultima valutazione della ricerca del Sistema Universitario Nazionale. In cui il Dipartimento si è classificato all'ottavo posto su 63 in tutta l'area dell'ingegneria industriale dell'informazione, addirittura terzo su 28 nell'area dell'ingegneria dell'informazione, che come vedremo è una delle due aree principali del nostro Dipartimento. In più, una caratteristica fondamentale del Dipartimento è l'interazione con le realtà industriali, internazionali, nazionali e regionali per attività di ricerca, sviluppo e di trasferimento tecnologico. Negli ultimi 5 anni, nel periodo di 5 anni che vedete, tra il 2014 e il 2018, i fondi che il Dipartimento ha attirato per investimenti sulla ricerca sono pari a 8,7 milioni di euro. E questo è molto importante perché consente di creare un ambiente in cui la ricerca di base viene fatta interagire con la ricerca applicata e con le aziende. Qui vedete una serie di loghi di aziende con cui il Dipartimento intrattiene rapporti di ricerca e che sono occasione per i nostri studenti di trovare subito, già durante il percorso di studi, opportunità di collocazione nel mondo del lavoro. E ultimo aspetto da non trascurare. Le retribuzioni di primo impiego in Italia da un'indagine 2018, anche nei settori non solo dell'ingegneria, ma anche nel settore della matematica, nel settore scientifico, sono tra le più elevate e è uno dei settori in cui c'è più domanda in questo momento da parte di giovani che vogliano impegnarsi in questo contesto. Cosa si studia a Siena? L'offerta formativa, abbiamo tre lauree di primo livello, una che si chiama Ingegneria Informatica dell'Informazione, che si articola in quattro curricula: elettronica, sistemi automazione, sistemi informatici e telecomunicazioni. Abbiamo un percorso di laurea di ingegneria gestionale e uno di matematica. A seguito di questo Meglio?
il percorso magistrale, abbiamo quattro lauree magistrali che sono interamente erogate in lingua inglese, come si capisce anche dai titoli: Artificial Intelligence and Automation Engineering, che ha due percorsi, uno si chiama Intelligence Systems e l'altro Robotics and Automation, uno Electronics and Communications Engineering, con i percorsi Telecommunications for the Digital Society e Electronics for Smart Industry. Poi abbiamo la laurea magistrale in Engineering Management e quella in Applied Mathematics, che sono queste due, la naturale prosecuzione delle lauree in Ingegneria Gestionale e in Matematica. Il perché le lauree magistrali sono in inglese? Ci sono tre motivi fondamentali. Il primo è che l'inglese è la lingua della professione. Gli ingegneri matematici che entrano in azienda vengono chiamati subito a interagire con un contesto internazionale. E quindi è bene che sappiano la lingua estera. L'inglese è lo strumento necessario per poter internazionalizzare i nostri percorsi. Molti nostri studenti fanno la scelta di fare un periodo di mobilità all'estero nell'ambito del programma Erasmus o in programmi overseas con altri continenti. E poi l'inglese ci consente di creare un ambiente internazionale di studio e di ricerca. Ormai da diversi anni nei nostri corsi ci sono diversi studenti non italiani che vengono a studiare nel nostro dipartimento. Da dove si parte? Come sapete, c'è un test di accesso, il test TOEIC. È un test nazionale il cui scopo è quello di valutare le conoscenze minime richieste per affrontare con successo il percorso di studio. Non è un test obbligatorio, non è un test selettivo, è obbligatorio nel senso che chiediamo a tutti di farlo, ma non è diciamo, non è fiscale, non c'è un numero programmato. Il test per il primo anno di ingegneria si chiama TOLC-E e quello per matematica si chiama TOLC-S. Lo potete fare anche se non siete ancora iscritti. Normalmente noi abbiamo due sessioni in primavera, marzo-maggio, e una all'inizio di settembre. Se siete interessati, andate su questo sito www.cisionline.it, e qui trovate sia delle prove Dottori, buongiorno. passate, che la possibilità di fare le cosiddette prove di posizionamento, in cui vi viene detto anche come siete messi rispetto alla distribuzione nazionale. È l'occasione per capire se avete delle particolari carenze, e ci sono degli strumenti che noi mettiamo a disposizione nell'ambito del primo anno, eventualmente per recuperare queste carenze. Questi sono i due siti da consultare, in cui ci sono tutte le informazioni. Il primo è quello dedicato a voi, a noi studenti delle scuole superiori, orientamento.dismo.unisi.it. I nostri contatti, ci scrivete e se avete delle domande siamo qua per rispondervi. Io vi ringrazio di essere così numerosi e vi lascio ai colleghi che vi Grazie a faranno delle te. altre presentazioni su delle tematiche di ricerca che il Dipartimento porta avanti, specificatamente nel contesto della pandemia in cui ci troviamo in questo momento. Ok, comincio a condividere lo schermo. Bene. Sì, forse posso cominciare. Sono Domenico Pratichizzo e sono docente di robotica e tecnologie tattili indossabili alla nostra università, al Dipartimento di Ingegneria di Informazione e Scienze Matematiche, e oggi vi racconto quello che stiamo facendo nel nostro laboratorio in termini di tecnologie indossabili per contrastare l'avanzata di questa pandemia. Bene, ovviamente è un lavoro di gruppo, è un lavoro di team che nasce da una squadra di persone che hanno cominciato a studiare con noi, come potenzialmente qualcuno di voi che può essere interessato a studiare a Siena presso il nostro dipartimento, e poi si sono laureati, hanno fatto il dottorato e quindi ancora ricercatori, e il team che ha creato questo tipo di attività. Siamo molto attivi nell'ambito delle tecnologie indossabili. Una cosa che si vede molto bene è queste tecnologie indossabili. Voi come tecnologie indossabili immaginate i braccialetti o altre tecnologie che si usano per
quando si va a fare jogging o per esempio gli smartwatch che abbiamo noi indosso. In realtà ci sono anche altre tecnologie, come quelle che abbiamo sviluppato a Siena, Sì, che sono. servono per fare il rendering tattile, quindi per percepire, di sentire tattilmente forme tridimensionali che possono essere utilizzate in ambiti di realtà virtuale. Vedete qui per esempio, qui c'è una mano virtuale che tocca un oggetto virtuale e questo avatar viene in contatto con la superficie virtuale che viene percepita tattilmente grazie a questo piccolo Se robot ne riesce dentro. interagente sul nostro dito. Questo è un robot a 3 gradi di libertà che muove una piattaforma e permette di consentire appunto il piano tangente al punto di contatto alla superficie. Qui vedete è una realizzazione delle stesse tecnologie. Qui eravamo a Las Vegas e vi facciamo vedere come queste tecnologie, per esempio, per addestrare i soggetti a lavorare in laboratori chimici, per esempio, i laboratori che ora si preparano i vaccini e altre cose importanti. Bene, cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il Covid-19? Una prima tecnologia che abbiamo sviluppata è stata legata a una semplice applicazione, sempre di natura tattile, che permette di non toccarci il viso. Voi sapete benissimo che uno dei problemi che c'è con questo virus è che non deve venire in contatto con il nostro viso, perché sennò attraverso la bocca, il naso, gli occhi entra e crea tutti quei danni a cui purtroppo siamo abituati ad ascoltare o anche a vivere a volte in prima persona o con parenti molto vicini a noi. Bene, con queste, cioè chiaramente se io vado a toccare in giro e tocco una superficie con un virus, poi per me la cosa importante è lavarmi le mani oppure evitare di toccarmi il viso. Con queste tecnologie abbiamo sviluppato un'applicazione che è installata su uno smartwatch nel momento in cui io mi avvicino al viso e quando mi avvicino al viso questo orologio vibra e quindi mi permette di allontanarmi, mi avverte in sostanza. Guardate per esempio questo video qui. Importante contro il coronavirus. Dalla tecnologia arrivano molte idee utili per l'emergenza. Un docente dell'Università di Siena ha sviluppato un'app per smartwatch che aiuta a non toccare il viso con le mani, con le quali si può aver sfiorato superfici infette. Un piccolo magnete appeso al collo fa vibro dell'orologio quando si avvicina il braccio al volto. Bene, come vi dicevo, questa è una combinazione di tecnologie, Bella appunto, merda. anche il magnete. E quindi viene messo all'interno di questo tipo di dispositivi. Quello che abbiamo visto è che mentre mediamente noi avviciniamo le nostre mani al viso circa 25 volte al giorno, quello che succede è che quando lo facciamo con questo orologio, succede circa 5 volte all'ora e non 3. Abbiamo un'altra applicazione che è quella della social distance. Social distance è una, voi sapete che dobbiamo mantenere una distanza che deve essere tra circa 1 metro e 2 metri. Questo lo dobbiamo fare anche quando camminiamo, andiamo nei negozi e andiamo. Quello che ci sono delle applicazioni che ci avvertono se abbiamo delle persone vicine. In realtà noi a Siena abbiamo sviluppato delle applicazioni che ci avvertono se due persone si stanno avvicinando. Cioè non solo ci avvertono, ma anche guidano grazie a queste tecnologie tattili. Vedete, queste due persone sono bendate, quindi non sanno esattamente dove stanno andando e grazie a queste tecnologie si evitano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari mentre io sono in giro e magari non mi rendo conto che qualcuno si sta avvicinando a me, grazie a queste tecnologie indossabili, sempre attraverso gli smartwatch o dei braccialetti, posso riuscire ad evitare, ok? Non andrò in giro senza vedere, andrò in giro chiaramente con la mia capacità visiva. E niente, quindi riesco a fare questo tipo di operazioni in maggiore tranquillità. Un'altra cosa importante è il tatto remoto. Grazie, c'è una cosa molto importante che succede in questo
in questa fase bruttissima che stiamo passando, si chiama skin hunger, cioè la voglia di avere un contatto fisico. Per esempio, tutti quelli che sono ricoverati nei reparti Covid sono, non sono in contatto con nessuno, perché proprio non possono avere contatti fisici con nessuno. E queste tecnologie indossabili di tipo tattile permettono di recuperare questa sensazione del tocco a distanza. Vedete qui un esempio di questa tecnologia, vedete come toccando da una parte si sente dall'altra, e noi abbiamo realizzato un'applicazione insieme a una startup che abbiamo creato dal nostro laboratorio insieme a Enovia di Milano. Questa è la startup che ha sviluppato queste tecnologie. Guardate, con questo anello si riesce a toccare qualunque tipo di oggetto, quindi io posso fare questo recording, quindi audio, video, tatto, registro l'interazione tattile, e poi riesco a trasmettere queste sensazioni tattili anche online. Chiaramente la cosa più importante è l'interazione, scusate, qui con le persone che da remoto possono avere la sensazione di una stretta di mano o di una carezza, anche se sono ricoverati. Finisco con due piccole osservazioni per i ragazzi che sono stati attentissimi oggi, in particolare siete numerosissimi, grazie. E la prima cosa che vi dico è che siamo in un mondo molto veloce, per cui cercate invece di fare battute anche poco gradevoli al microfono, cercate di prendere decisioni, perché se no rimarrete molto spesso indietro, e rimanere indietro purtroppo in questo mondo così veloce, cioè rimanere indietro di un mese equivale a rimanere indietro di circa 2 anni rispetto a 10 anni fa. Cioè 10 anni fa 2 anni volevano dire 2 anni, ora un mese vuol dire avere un ritardo di circa un anno e mezzo, perché il mondo sta andando troppo veloce. Quindi concentratevi sulle cose essenziali e non a essere frivoli in chat, come alcuni esempi di oggi. Un'altra cosa importante è cercate idee che siano sempre diverse da quelle del solito trend. Noi nel nostro laboratorio, ma in tutti i laboratori come vedremo ora, abbiamo sempre sviluppato idee molto nuove. E vi saluto, e noi siamo molto attivi su tutti i social network, quindi se volete seguirci e seguirmi direttamente fatelo pure. E c'è un bellissimo ambiente a Siena, una cosa che mi preme sottolineare, c'è un ambiente molto familiare, dove c'è un team di persone che lavora sempre insieme, parlo dei laboratori, dove si ha l'impressione di imparare, di creare e di essere ispirati. Questo è un elemento importante, sono elementi importanti per avere una vita di studio e poi lavorativa importante. Grazie dell'attenzione a tutti. Sono serio, dottore. Passerei la parola a... Pronto. Non mi ricordo chi era nella nostra lista. Comunque, o Maria Lucia, o Ada, o Chiara. Maria Lucia? Bene, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Maria Lucia Sampoli, sono la docente di analisi numerica. Buongiorno. Buongiorno, prof. E in questa breve chiacchierata io vi volevo far vedere come la matematica, in particolare l'analisi numerica, possono essere usati in modo proficuo per costruire dei modelli che ci permettano di descrivere la pandemia. Allora, prima di entrare proprio nei modelli previsionali cosiddetti, volevo fare una breve introduzione a che cos'è l'analisi numerica. Quindi l'analisi numerica è una branca della matematica che si è sviluppata recentemente alla fine degli anni 50, inizio anni 60, con l'avvento dei moderni calcolatori elettronici. E come obiettivo l'analisi numerica è quello di fornire una risposta numerica ad un problema matematico mediante un computer. Allora, i passaggi che conducono da un problema reale ad una soluzione numerica possono essere schematizzati come segue. Dato il problema reale, noi costruiamo un modello, e poi formuliamo questo modello con un modello matematico. Allora, io cosa devo fare? Qui, vabbè, prova. Con un modello matematico. Dopodiché noi dobbiamo risolvere questo modello matematico, questo problema matematico, e anche interpretare la soluzione. Quindi, diciamo, l'analisi numerica si occupa essenzialmente di questi due ultimi passaggi.
E questo perché? Perché nella maggior parte dei casi il nostro problema matematico non ha una soluzione analitica e quindi dobbiamo mettere a punto anche dei modelli numerici che permettano l'approssimazione della nostra soluzione. E quindi dopo dobbiamo anche interpretare la soluzione che otteniamo e vedere quanto questa soluzione sia attendibile e si discosti dalla soluzione reale. Bene. Bene, allora passiamo ora ai modelli epidemiologici. I modelli epidemiologici sono dei particolari modelli matematici che sono costituiti da una o più equazioni che coinvolgono dei parametri che tengono conto della malattia infettiva che si sta studiando. Quindi sono dei parametri che sono legati alla genesi, all'evoluzione delle malattie. Allora, questi modelli possono essere usati o per prevedere l'andamento della malattia oppure per vedere l'effetto, l'incidenza di una particolare mutazione, di una particolare, diciamo, cambiamento dei parametri che noi abbiamo, oppure per calcolare, ad esempio, l'aspettativa di vita nel corso di una certa. Ora qui non lo so come è mai venuto questo segno, vabbè, non importa. Allora, un buon modo di simulare cosa avviene in natura e quindi è chiaro che può essere un utilissimo strumento per fare delle previsioni o anche per mettere a punto delle strategie sulle previsioni. Ora questo qui, voi lo vedete? Vabbè. Allora ci possono essere vari tipi di modelli, modelli deterministici e modelli stocastici. Allora nei modelli deterministici noi abbiamo che tutte assumono dei valori fissi, che quindi sono determinati, e quindi la popolazione è suddivisa in gruppi e i cambiamenti, a questo punto faccio rifiuta, e i cambiamenti possono essere, diciamo, tra varie classi della popolazione, possono essere regolati da equazioni differenziali, quindi da variazioni che hanno un andamento deterministico. Questi modelli sono i più semplici, invece altri sono i modelli stocastici, dove invece le variabili di input possono variare, e quindi si tengono conto nel modello anche delle variazioni proprio delle variabili di input, e la soluzione è fornita in termini di probabilità. Allora, questi modelli hanno una struttura più complessa, ma in generale forniscono dei risultati che sono più attinenti alla realtà. Bene, andiamo avanti. Come mai non vado avanti? Voi mi vedete? Rifiuta. Vediamo un po' se io riesco. Ah, ci sono dei partecipanti che vogliono, si divertono ad annotare. Allora io un attimo interrompo la ecco. Bene, allora c'è poi dopo un altro modello, che sono i cosiddetti modelli compartimentali, e quindi da non confondere con comportamentali, non c'entra niente. Compartimentali vuol dire che si assumono delle ipotesi semplificative e che la popolazione che noi stiamo studiando può essere divisa in compartimenti e che tutti gli individui all'interno di uno stesso compartimento assumono le stesse caratteristiche. Allora, in questi modelli noi abbiamo i modelli sono descritti da delle equazioni differenziali che gli hanno una parte delle probabilità. E quindi, in un certo senso, potendo essere anche inquadrati in un ambito di modello stocastico, in questo modo posso avere una più vicina aderenza alla realtà. Allora, tra i vari modelli compartimentali che sono stati studiati, il più semplice ma anche il più usato è quello che si chiama modello SIR. Si chiama SIR perché tutta la popolazione viene divisa in tre classi, S che sono suscettibili e quindi sono la popolazione che si può ammalare, I è la classe degli infetti e naturalmente suscettibili T perché noi vogliamo studiare la variazione di queste classi in funzione del tempo, quindi gli infetti. E R che si possono chiamare risolti, nel modello si chiamano rimossi perché o sono guariti o sono deceduti. Quindi il modello SIR si riferisce ai cative, quello che noi abbiamo è che la numerosità della popolazione si suppone costante e le varie classi seguono questa regola.
Bene, quindi abbiamo che la classe S dei suscettibili è una classe che è sempre un andamento decrescente. La pandemia, il numero delle persone suscettibili, la classe degli infetti che invece cresce fino ad arrivare ad un certo picco e poi dopo si spera decresce, e invece la classe dei risolti che ha sempre, non può che aumentare, quindi ha un andamento crescente. Allora, vediamo ora di definire i parametri che contraddistinguono questo modello. Allora, noi abbiamo un individuo, ne incontra mediamente un altro, e quindi n individui producono in media, allora questo lo sposto perché non mi piace, n per n-1 mezzi incontri. Allora, questo incontro può essere, può produrre un nuovo malato solo se io incontro un suscettibile, cioè un insuscettibile incontro un infetto. Quindi se noi abbiamo S suscettibili e I infetti, noi possiamo avere S per I incontri. Allora, la probabilità per ciascun individuo di avere un incontro a rischio è quindi dato dal rapporto tra S e I e la probabilità è quindi diviso N per N-1 mezzi. Ora, se noi consideriamo beta 0, la probabilità che da un incontro a rischio noi abbiamo un contagio, la probabilità per ciascun individuo di subire un contagio è data da questa probabilità per le possibilità per gli incontri a rischio. Quindi per n individui questa, diciamo, quantità deve essere moltiplicata per n, quindi si semplificano e quindi assume questa espressione. Quindi da questo si vede che la differenza, quindi la variazione dei suscettibili è proporzionale a beta, a questa costante beta che è uguale a beta 0 diviso n-1 per 2 per S per I, dove beta si chiama tasso di contagio, anche detta velocità di trasmissione. Allora, analogamente noi possiamo anche considerare la probabilità di guarigione. La probabilità di guarigione gamma è la probabilità che un infetto guarisca e quindi passi ad essere un risolto. Quindi la variazione dei risolti segue una legge lineare nel modello SIR che è proprio uguale, proporzionale al tasso di guarigione per numero degli infetti. Quindi considerando queste variazioni in modo puntuale, quindi facendo la derivata, abbiamo per la variazione degli infetti, abbiamo visto una legge di questo genere, per la variazione dei rimossi abbiamo una legge di questo genere e chiaramente la variazione degli infetti sarà la differenza proprio tra la variazione degli infetti e la variazione dei rimossi. Possiamo riscrivere questa relazione in questa maniera, mettendo in evidenza questo fattore beta su gamma, e questo beta su gamma è chiamato indice di riproduzione di base, anche detto R0, quindi è un R0 di cui abbiamo sempre sentito parlare spesso in questi ultimi mesi. E cosa abbiamo? Da questo qui si osserva che se questa quantità è positiva, chiaramente vuol dire che la variazione è positiva, la variazione degli infetti, e quindi abbiamo un aumento del numero degli infetti. Mentre se questa quantità è negativa, abbiamo una diminuzione della variazione del numero degli infetti e quindi vuol dire che la nostra epidemia sta rallentando. Allora, noi quando abbiamo quindi a parità di parametri, l'unica cosa che possiamo fare per ridurre il picco delle infezioni è ad esempio ridurre beta, quindi ridurre il tasso di contagio, e questo appunto è quello che è stato fatto con le misure di contenimento, quindi con il distanziamento. Bene, allora... è stato provato ad applicare direttamente questo modello SIR per il Covid, ma si è visto che non funzionava benissimo, e quindi due miei colleghi analisti numerici, Brunano e Ravernaro, insieme con un informatico, hanno messo a punto una variante di questo modello SIR che si adattasse meglio proprio all'evoluzione della pandemia di Covid. In particolare, che cosa si è visto? I suscettibili sono rimasti gli stessi, ma la classe degli infetti è stata divisa in due classi. La classe degli infetti non diagnosticati, quindi ad esempio nella prima parte erano gran parte degli asintomatici, oppure la classe degli infetti diagnosticati. Quindi questi invece sono quelli che sono stati testati, però qui c'è un errore, è stato proprio il contrario. Allora, quindi quelli che non sono stati testati sono quelli che non
sono identificati come infetti. E quindi da queste due classi noi abbiamo conseguentemente i guariti che provengono dalla classe dei non diagnosticati e invece i guariti o i deceduti che provengono dalla classe dei diagnosticati. Allora, cosa vediamo? Che praticamente l'evoluzione dei suscettibili, della variazione dei suscettibili è la stessa del modello SIR, e anche la variazione dei rimossi in entrambe le classi segue la stessa diciamo, legge. L'unica cosa è che la variazione invece degli infetti segue delle leggi leggermente diverse, dove sono stati introdotti dei nuovi parametri. Una è la probabilità di individuare gli infetti e l'altra è il ritardo tra il contagio e la diagnosi del contagio. Infine, come ultima cosa, abbiamo visto che in realtà abbiamo detto che i modelli compartimentali, noi supponiamo che tutti diciamo, i membri, gli individui appartenenti ad una classe abbiano sempre la stessa probabilità. Questo abbiamo visto che in Italia non è applicabile ed è per questo ecco, per cui il nome MR-SIR, MR starà per multi-regional SIR, perché l'Italia è stata suddivisa in quattro macro aree, la Lombardia, il nord, il centro e il sud, proprio perché hanno delle caratteristiche diverse e quindi l'interazione tra queste è stata spiegata in termini di flusso migratorio. Ora, senza entrare nel dettaglio, si è visto come questo modello abbia effettivamente, allora i pallini sono dati e sotto c'è il modello che era stato previsto. E si è visto come effettivamente questo modello abbia avuto un'accuratezza superiore al 90% nell'evoluzione, nello studio, cioè nella previsione dell'evoluzione della pandemia. Allora, alla fine del lockdown, in giugno, in realtà questo modello originario non andava più bene, cioè i parametri sono stati più adeguati, quindi si è dovuto riscalarli e riadeguarli. E questo studio è stato fatto durante l'estate e all'inizio dell'ottobre si è cercato di fare delle nuove previsioni con questo nuovo modello e si è visto che quindi il nuovo modello è, diciamo, rappresentato dalla linea blu e dove invece fascia gialla è il cono di variabilità e vediamo che insomma in un certo senso purtroppo i casi totali in questa nuova fase dell'epidemia stanno seguendo un andamento preoccupatamente crescente ma sono stati ben individuati. Bene, questo è tutto, mi scuso per questi motivi tecnici non sempre dipendenti da me e grazie per l'attenzione. Ora mi pare ci sia Lada. Sì, può essere. Ora, però non posso ancora condividere il contenuto perché non ho. Ecco, ora posso condividere. Ora si è rimasto, Ditemi se si condivide qualcosa. Sì. A posto? Mi sentite? Si sente ma non si vede niente, Ada, però. Ah, perfetto. Come sarebbe l'Ardi? Come? Adesso sì. Perfetto, va bene. Allora, la presentazione che vi faccio io riguarda proprio un dispositivo che è stato sviluppato come piccola risposta del nostro laboratorio a questo evento di pandemia. È un po' come la presentazione che ha fatto il professor Pratichizio, il nostro laboratorio che lavora in gruppo. Siamo un gruppo di professori, ma anche ci sono assegnisti e poi ci sono dottorandi. In particolare il gruppo di lavoro che si è occupato di sviluppare questo dispositivo è quello che vedete sotto. I primi tre nomi sono dottorandi che fanno anche parte di uno spin-off che abbiamo messo in piedi e poi ci sono tre strutturati, tre professori. Allora, qui c'è una slide in cui cerco di spiegarvi cosa facevamo noi, i progetti che si erano appena conclusi durante la pandemia. Sono progetti in cui si vede quello che noi facciamo. Noi sviluppiamo sistemi per il monitoraggio di grandezze fisiche e chimiche, vuol dire che realizziamo dei sensori, dei sistemi di misura anche distribuiti, che vuol dire distribuiti, che vengono posizionati in aree
non normali all'aperto, quello che sia, questi sensori hanno una certa intelligenza a bordo, insomma c'è una specie di piccolo calcolatore e sono in grado di parlare tra di loro. Alcuni di questi lavori sono stati fatti nell'ambito della ricerca, infatti vedete dietro diciamo, dei frontespizi di pubblicazioni, altri invece sono più applicativi e sono stati realizzati dallo spin-off. Ci sono degli esempi qui, non so, qui c'è il monitoraggio delle crepe sulle mura di Siena e poi il monitoraggio dello stato di una vigna, ecco, nell'agricoltura che si chiama Smart. E poi vi prego di notare che diciamo dal punto di vista storico, il nostro laboratorio lavora anche sullo sviluppo dei sensori di gas, perché noi questi sistemi li mettiamo in piedi anche a partire dal sensore, cioè cerchiamo di realizzare anche il sensore. Ecco, ora non va più avanti, mi succede una durante la pandemia, oh, scusate, ecco, durante proprio la pandemia, cioè dal primo lockdown c'erano dei progetti che erano in quel momento aperti e due di questi si basavano sull'utilizzo di sorgenti di ultravioletti con LED e un altro invece si occupava di utilizzare un materiale innovativo, insomma relativamente innovativo, un materiale diciamo, interessante per lo sviluppo di sensori. Ricordatevi questo nome, questo materiale si chiama biossido di titanio, PO2. Noi lo utilizzavamo per realizzare dei sensori di gas. Quindi stavamo lavorando su queste cose quando ci hanno parzialmente chiusi in casa, nel senso che qualcuno di noi non è andato a lavorare, qualcun altro invece ha continuato in qualche modo cioè non è andato a lavorare fisicamente, ha lavorato da casa, qualcun altro invece ha continuato ad andare in laboratorio. Allora, questi LED che noi utilizzavamo erano LED abbastanza tradizionali. I LED sono piccolissime sorgenti, lo sapete, di luce. In realtà riescono a sviluppare con le tecnologie attuali delle potenze abbastanza rilevanti per le loro dimensioni. I costi sono molto contenuti e quindi, diciamo, sono a un sacco di applicazioni. In particolare ci sono delle nuove categorie di LED, che sono quelli che emettono nella banda C, che sono particolarmente interessanti. Quelli che usavamo noi in realtà erano tradizionali, erano in banda A. Però esistono nuovi anche quelli che emettono nella banda C. La banda C è una banda di ultravioletti a lunghezza d'onda piuttosto corta. Perché sono interessanti? Perché noi sapevamo, perché è un'applicazione abbastanza classica, che le radiazioni luminose UV in banda C sono particolarmente interessanti dal punto di vista dell'applicazione di disinfezione, perché i fotoni in banda C rompono sostanzialmente alcuni legami del DNA o dell'RNA. Insomma, spaccano il DNA, sono infatti anche pericolose per noi. Le radiazioni in banda C non arrivano sulla superficie terrestre dal sole perché sono filtrate dall'atmosfera, arrivano quelle in banda A, un pochino quelle in banda B, come sapete. Anche loro sono pericolose per il virus, ma il picco, diciamo, di efficienza di disinfezione a questa lunghezza d'onda 265 nanometri, che è proprio quella che ha maggior probabilità di rompere il DNA all'RNA. Insomma, sapevamo che questo tipo di luce veniva utilizzato tradizionalmente nelle applicazioni di purificazione. In realtà di solito si utilizzano delle lampade grosse e costose, ma stanno prendendo piedi appunto anche questi nuovi LED che in qualche modo noi sapevamo utilizzare perché ci eravamo trovati ad utilizzarli per altri scopi. Quello che si sa dalla letteratura è qual è la quantità di luce che ci vuole per spaccare alcuni tipi di cellule o di virus. In particolare, qui vedete che l'epatite e l'influenza sono sicuramente danneggiati da queste radiazioni e le dosi, vedete qui c'è la dose, cioè la potenza per il tempo, che servono per ucciderle. Però naturalmente noi non sapevamo se anche il Covid fosse
sensibile a queste quantità, perché vedete le dosi sono diverse. Il LED è una cosa piccola, può fornire una potenza insomma limitata, per cui diciamo rimaneva un punto interrogativo. Sembrava possibile sfruttarli per uccidere questo virus, ma non eravamo sicuri. Ritornando al secondo punto che vi avevo detto, la titania ha una proprietà. Sulla sua superficie, quando viene attivata dalla luce, in questo caso bastano gli UVA, ma gli UVC saranno altrettanto efficaci, è in grado di rompere l'acqua che c'è nell'atmosfera, nel vapore acqueo, la rompe, crea delle molecole attive, degli ioni alfa-meno, che sono reattivi e tendono a rompere la membrana lipidica del virus, del Covid in particolare, speriamo. È il principio dell'alcol, no? L'alcol agisce e disinfetta per questo motivo. Quindi ne avevamo per le mani due tecnologie, diciamo, buone in qualche modo per abbattere la carica virale. E abbiamo pensato di realizzare un dispositivo tecnologico, diciamo, cioè di realizzare una mascherina di plastica che avesse due filtri, tra i due filtri si crea una camera e nella camera abbiamo posto, deciso di porre delle sorgenti luminose, dei LED e oltretutto questi due filtri li abbiamo attivati nella parte interna con delle vernici che contengono questa titania in forma di nanoparticelle, in modo da aggiungere due livelli di protezione alla mascherina normale. Quindi partiamo da una mascherina che ha dei filtri che sono normali, sono quindi le mascherine chirurgiche, e poi aggiungiamo della protezione. E vabbè, quindi la prima cosa che abbiamo fatto, e siamo nell'aprile 2020, è vedere se era fattibile da un punto di vista tecnico, cioè è possibile che i LED messi nella mascherina prima di tutto ci stiano, poi che assorbano una potenza sufficientemente piccola, così da poter alimentare a batteria per un lungo tempo questa mascherina. Abbiamo fatto un prototipo e abbiamo fatto i conti e abbiamo visto che si riusciva a alimentarla per un periodo, insomma, ore, quindi ragionevole per l'utilizzo. Nel frattempo questa cosa è stata, diciamo, pubblicizzata e questa è una cosa importante, dopo vi dirò perché. Siamo andati avanti, abbiamo fatto altri prototipi di mascherina successivamente, e però ci siamo detti, sì, magari l'idea è buona, ma non ci sono prove che le potenze che noi forniamo con le nostre sorgenti luminose e la titania funzionino davvero col Covid, perché il Covid è un virus particolare, diverso, ha delle caratteristiche peculiari. Quindi ci siamo messi in contatto con un gruppo di ricerca dell'Università di Siena, che è il gruppo di ricerca della professoressa Maria Grazia Pusi, che aveva isolato il Covid già nel novembre del 2019, sono stati i secondi in Italia, insomma, sono stati bravi davvero. E insieme a lei abbiamo progettato delle prove per verificare l'efficacia di questa luce, naturalmente in queste potenze, e abbiamo dovuto progettare delle prove molto mirate perché chiaramente maneggiare questo virus non è facile, quindi non si potevano fare prove a casaccio. Quindi c'è stato un lungo lavoro diciamo, di strutturazione di queste prove, abbiamo realizzato un'elettronica apposta, cercando di riprodurre le condizioni che abbiamo nella mascherina in laboratorio, ma naturalmente con delle limitazioni, perché per esempio si può parlare solo di virus, è troppo pericoloso chiaramente. E niente, abbiamo realizzato queste prove in collaborazione con la professoressa Busi, vedete qui che c'è la piastra di Petri con i pozzetti che contengono questa la coltura virale, e effettivamente abbiamo ottenuto dei risultati molto incoraggianti, perché con le potenze che noi siamo in grado di erogare con una sola sorgente luminosa, quindi non solo LED, non vi dico le caratteristiche, sono LED abbastanza standard e a basso costo, perché ne esistono di molto più costosi, noi abbiamo scelto un LED che sia insomma disponibile per poter realizzare dei dispositivi, delle mascherine a basso costo. Dopo un minuto di esposizione abbiamo che la carica virale è praticamente azzerata.
esposizioni minori danno luogo a abbattimenti di diverso tipo, ma insomma comunque l'effetto è rilevante. Nello stesso tempo siamo venuti in contatto anche con un'azienda che vende questo, che fa questa PO2, questo ossidiuretano in forma di vernice, e sono state fatte delle prove e anche il biossido di titanio si è dimostrato estremamente efficiente, perché facendo prove che ora non vi sto a raccontare, sono abbastanza complicate, hanno visto che dopo pochi minuti la carica virale è azzerata. E allora a questo punto diciamo noi, lascio questa slide per commentare, quello che noi abbiamo potuto fare come studio è abbastanza completo a questo punto. Quello che si può fare ancora noi come università è dotare la mascherina di altre cose, no? Per esempio di sensori interiori, di temperatura, eccetera, e dargli la possibilità di comunicare. Quindi possiamo evolvere questa idea. E naturalmente noi pensiamo a una mascherina, siccome è una mascherina rigida, primariamente ha un certo impatto nell'utilizzo, primariamente per gli operatori sanitari, perché deve stare a contatto lungamente con il virus. Quello che ci piacerebbe è portare questa idea a livello di prodotto, e qui chiaramente è necessario il partner industriale, perché l'università finisce quando ha fatto uno studio, quando ha fatto un'idea provata. Stiamo lavorando in questo senso e diciamo per voi ragazzi, dico che trovarsi nella condizione di poter avere un'idea e utilizzare la propria esperienza per metterla in pratica e provarla è sicuramente una cosa che appassiona, insomma, è una cosa bella. Nella nostra università naturalmente questo si può fare. Ecco, io ho finito così. Vi ho liberato lo schermo, vero? Buonasera, buongiorno, volevo fare una domanda. Sì. Lei come penserebbe di risolvere questo problema del Covid? Questo problema del Covid lo risolviamo stando a casa, mi sembra evidente, però chiaramente se potessimo avere dispositivi più efficaci di abbattimento del contagio, capite che aiuterebbe. Cioè, la nostra idea è stata: in fondo quei poveri medici sono protetti più o meno come noi, o molto di più. Una persona che si trova a contatto tutto il giorno con molte persone ha una FFP2 al massimo, poi ce n'è una, non è che se la mette ogni 4 ore, magari se la tiene 2 o 3 giorni. Avere un dispositivo un pochino più robusto, che magari si autosanifica, e possibilmente se si fa una maschera rigida si potrebbe anche adattare al viso, insomma, diciamo, secondo me questo tipo di soluzione può aiutare. Chiaro che non è poco servita, cioè ci sono tante cose da spiegare, l'ergonomicità, insomma, c'è tante cose prima che l'idea diventi un prodotto, però l'utilità di un dispositivo di questo tipo è indubbia, ecco. Posso andare? Vedete? Si vede? Sì, ti Domenico? vediamo. Sì, Ok. procedi, procedi. C'avevo il telefono muted, il microfono muted, ciao. Scusate. Allora, io sono Chiara Mocenni e anche io insegno nei corsi di laurea della facoltà del Dipartimento di Ingegneria. Allora, quello di cui vi vorrei parlare è il concetto di cooperazione e defezione. Come vediamo anche oggi, diciamo, molti esempi di situazioni in cui gli individui si dimenticano un pochino che è importante cooperare, no? Un esempio tipico sono i dilemmi sociali, cioè è più importante cooperare per il bene comune oppure agire seguendo tornaconti o anche semplicemente criteri individuali e personali, no? Purtroppo
nei dilemmi sociali, proprio per loro natura, la ricompensa non dipende solo da quello che vogliamo noi, ma anche da quello che vogliono gli altri. E dunque è necessario essere cooperativi per poter raggiungere al massimo, per poter sperare di raggiungere quello che è il bene comune a tutti. Ovviamente se ognuno di noi si comporta seguendo solo il proprio tornaconto, la collettività ne esce danneggiata. Diciamo che il Covid-19 è stato un campo di prova eccezionale per questo, perché il dilemma sociale che voi vivete, che tutti noi stiamo vivendo e che ci mette costantemente di fronte a delle contraddizioni e delle difficoltà, e che produce ansia, paura, tristezza e comunque sofferenza in generale, diciamo, può essere in qualche modo spiegato, descritto anche da modelli matematici. Per esempio, durante questa pandemia noi siamo tenuti a prendere decisioni continuamente. È preferibile rimanere a casa o vogliamo continuare a uscire? Che implicazioni, conseguenze hanno le nostre decisioni? Vogliamo andare allo supermercato a saccheggiare scaffali oppure ci limitiamo ad acquistare ciò che è strettamente necessario, lasciando magari anche agli altri la possibilità di fare i propri acquisti? Vogliamo insomma rispettare le regole oppure vogliamo contravvenire alle regole? Quanto noi siamo in grado di comprendere effettivamente la situazione? Diciamo che i meccanismi che portano la cosiddetta defezione, cioè la incapacità degli individui di essere completamente cooperativi o di essere anche in parte cooperativi, sono fondamentalmente due: la compulsività e la paura. Cioè la compulsività è il comportamento di individui che non sono capaci, per varie ragioni, di tenere in considerazione quello che fanno gli altri. Riescono solo in maniera, diciamo, continua e compulsiva a fare ciò che è più conveniente per loro. La paura è un pochino più complicato come meccanismo, perché le persone vorrebbero agire in modo responsabile, ma sono molto spesso preoccupate da quello che fanno gli altri. Ad esempio, se tutti si abbuffano sugli scaffali del supermercato, le persone più responsabili rischierebbero di rimanere senza cibo. E dunque la paura che gli altri agiscano in modo egoistico, di nuovo, può portare a comportamenti egoistici. Quindi siamo continuamente, diciamo, soggetti alla tentazione di essere defezionativi, cioè di non cooperare con gli altri. Come si fa a promuovere la cooperazione? Beh, è molto difficile, come possiamo vedere anche noi ogni giorno. Spesso siamo costretti a introdurre norme, punizioni, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, le multe. Ma siamo sicuri che promuovere la cooperazione deve necessariamente passare attraverso le punizioni? Non è possibile favorire l'insorgere di meccanismi spontanei che producono cooperazione, meccanismi che ci rendono fondamentalmente più predisposti verso gli altri, che ci rendono più in grado di agire nel bene comune, e questo necessariamente richiede uno sforzo di comunicazione e di aiuto in modo da rendere le persone, i cittadini, gli individui, chiunque si tenga sia tenuto a prendere delle decisioni in una situazione critica come quella del dilemma sociale, come quella di una pandemia,
chi informa i cittadini deve preoccuparsi che questa informazione sia un'informazione completa, aperta, corretta e condivisa. Ma la matematica ci può aiutare in questo? Cioè, in altre parole, è possibile costruire una matematica che aiuta a prendere decisioni? Noi siamo abituati a pensare che la matematica, diciamo, sia qualcosa fondamentalmente anche un po' arido, no? Cioè, a volte, talvolta è noiosa, talvolta, diciamo, è un po' da... non se ne capisce l'utilità, non se ne capisce la finalità soprattutto, se non si capisce se questa matematica è un gioco, è un enigma, oppure è semplicemente qualcosa che dobbiamo fare per gratificare qualcun altro, come i nostri professori o come appunto i nostri obiettivi scolastici strettamente, no? Ma esiste una matematica che invece ci aiuta e ci aiuta soprattutto a chiarire, a capire quali sono i meccanismi su cui agire per comportarsi in modo, diciamo così, migliore o per essere più consapevoli di quello che facciamo. In che modo la matematica ci può aiutare? Io qui spendo qualche parola in un semplice esempio, in un semplice schema e cerco di spiegare quello che penso e quello che anche è il mio lavoro. Dunque, noi siamo una società di persone, di individui, uomini, donne, gruppi, bambini, adolescenti, anziani, ok? Qui rappresentati con questo, come collegati da delle linee. Cosa sono queste linee? Queste linee sono le relazioni, le relazioni, le interconnessioni che noi abbiamo con gli altri. Quindi noi siamo degli individui che non vivono isolati, siamo degli individui che vivono a stretto contatto con altri. A volte questo contatto è proprio diretto, come può essere nel caso della famiglia, come può essere nel caso delle amicizie, dei colleghi di lavoro, ma altre volte è più indiretto, come potete vedere in questo schema ci sono persone che sono più direttamente collegate e persone invece che sono molto meno collegate. Un esempio che penso sia familiare a tutti voi sono i social network, no? Quindi questa non è altro che una rappresentazione schematica di un social network. E come la facciamo questa rappresentazione schematica? Beh, c'è una teoria matematica, si chiama teoria dei grafi, che consente di tener conto delle interconnessioni fra le persone. Quindi esiste uno strumento e lo strumento è uno strumento, diciamo così, formale, introduce un linguaggio astratto, ma questo linguaggio astratto è capace di tener conto di proprietà che sono tipiche invece del sistema reale. E queste proprietà sono, ad esempio, il fluire dell'informazione, la velocità con cui le informazioni arrivano da una parte della rete all'altra, da un nodo a tutti gli altri. E poi abbiamo parlato di cooperazione, abbiamo parlato di comportamenti sociali, abbiamo parlato di dilemmi sociali soprattutto. Quindi è possibile scegliere tra due comportamenti? Cooperare, non cooperare. Esiste una matematica che ci permette di scegliere se conviene scegliere di essere cooperativi oppure no? Ebbene, come abbiamo detto, beh, uno potrebbe dire, ma se gli altri cooperano, allora non c'è bisogno che io lo faccia. Faccio un esempio. Se tutti portano la mascherina per proteggere gli altri dall'epidemia, beh, allora è inutile che io lo faccia, perché se tutti gli altri portano la mascherina sono salvi e io posso andare in giro senza. Un altro potrebbe dire, ma se nessuno porta la mascherina, allora che senso ha che la porti solo io? Quindi se io intorno a me
osservo dei comportamenti, diciamo, contrari, che contravvengono le regole, beh, questo mi porterà a mia volta ad essere qualcuno che contravviene le regole. Ma d'altro canto, se intorno a me ho anche tutte persone che invece seguono correttamente le regole, beh, io potrei comunque essere incentivato a non seguirle, perché penso che l'influenza del mio comportamento come singolo individuo non sia rilevante in una società multidimensionale, in una società dove ci sono tante persone. E questi sono i due meccanismi che vedevamo prima, compulsione e paura, no? Cioè io mi comporto spesso in un modo, noi ci comportiamo spesso in un modo che non è esattamente coerente con quello che è il bene comune. Ma esiste la possibilità, quindi se noi osserviamo gli altri, diciamo che cosa fanno gli altri, cosa decidono di fare i miei amici, è possibile tener conto anche di fattori quali per esempio le autoregolazioni. Cioè se noi dentro a questa rete introduciamo un legame da noi stessi, verso noi stessi, quindi non solo verso gli altri, ma anche verso noi stessi, e per un attimo pensiamo, ma se io fossi uno degli altri con cui mi sto relazionando, allora forse potrei iniziare ad essere più cooperativo. Non avrebbe senso essere defezionativi e non cooperativi con noi stessi, no? Dunque, la domanda che mi faccio è: esiste una teoria matematica che ci consente di descrivere questo tipo di meccanismi decisionali? Ebbene sì, si chiama teoria dei giochi. La teoria dei giochi, e su questo vi invito a guardare il film The Beautiful Mind, se non l'avete già visto, che è la storia della vita di John Nash, che è la persona, il matematico che ha introdotto per primo la teoria dei giochi, è anche un film molto bello. La teoria dei giochi, perché si chiama teoria dei giochi? Perché si ispira ai giochi, per esempio gli scacchi, e cioè cerca di modellare situazioni in cui devono essere prese le decisioni. E queste decisioni, diciamo, sono delle decisioni strategiche, ovvero sia sono delle decisioni che tengono conto anche delle possibili decisioni degli altri. Quindi la teoria dei giochi è perfetta per tener conto delle interazioni. Si integra benissimo con la teoria dei grafi, anche se sono due teorie nate in modo totalmente indipendente, non hanno un fondamento comune, ma possono integrarsi ed essere molto virtuose l'una per l'altra. E poi c'è l'aspetto del cambiamento. Ma è possibile cambiare idea? Se oggi io decido di essere non cooperativo, posso domani diventarlo? Beh, allora questo, diciamo, fa riferimento al fatto che le decisioni possono cambiare nel tempo. E qui abbiamo un'altra teoria. Abbiamo la teoria dei sistemi dinamici, che la collega Sampoli ha descritto benissimo nella sua presentazione, cioè sono sistemi che contengono variabili che cambiano nel tempo, che evolvono nel tempo, eventualmente anche dei parametri, no? L'esempio dei modelli SIR della pandemia è tipico, cioè abbiamo delle variabili che rappresentano i suscettibili, gli infetti e i guariti e i deceduti, che possono essere descritte in maniera molto precisa da modelli matematici. Quindi esiste anche una matematica che ci spiega come le cose, come le situazioni, come le variabili possono cambiare nel tempo. E qui riporto un esempio, un grafico tipico che è quello della pandemia. Dunque, possiamo utilizzare la matematica per descrivere la realtà. E descrivere una realtà non solo di
in un settore, in un ambito ristretto, ma la matematica può consentire anche di cogliere dei fenomeni reali che sono regolari o irregolari. Teniamo presente che le irregolarità sono sempre presenti nella nostra vita, ma siamo noi consapevoli di come possiamo gestire la presenza delle irregolarità, cioè l'incertezza, no? Noi viviamo costantemente sotto l'incertezza, cioè non sappiamo mai dire se quello che facciamo, quello che decidiamo avrà poi un riscontro positivo o negativo nella nostra vita nel futuro. Perché? Perché non abbiamo certezze, perché i fenomeni sono sempre in cambiamento, sono sempre in evoluzione e sempre nuove influenze, sempre nuove distorsioni, sempre nuovi problemi, sempre nuove anomalie possiamo osservare intorno a noi rispetto a quello che noi ci aspettiamo di osservare e di fare e di osservare nel futuro. Dunque, cosa può servire la matematica? A renderci consapevoli della presenza dell'incertezza. E in tali casi si riesce a regolarizzare e quindi a filtrare in un certo senso l'incertezza. In altri casi invece questa incertezza è parte intrinseca dei fenomeni, per cui non è neanche sano filtrarla via, eliminarla, no? Quindi da un lato è difficile fare previsioni sul futuro, soprattutto quando abbiamo a che fare con sistemi viventi e con sistemi sociali, ma dall'altro lato possiamo riconoscere leggi, possiamo individuare delle leggi più semplici, possiamo fare delle semplificazioni senza necessariamente essere semplicistici, ma possiamo cogliere fenomeni più semplici che sono visibili ai nostri occhi, no? Perché i sistemi evolvono, no? Perché c'è il cambiamento? Perché la natura non è fissa? Perché noi costantemente siamo tenuti a cambiare? Non siamo tenuti, noi cambiamo. Nel momento stesso in cui io sto dicendo queste cose a voi, sono già una persona diversa, sono già cambiata e il cambiamento è continuo, no? Perché non possiamo vivere in un modo costante, no? Ad esempio, sono molto felice oggi, perché questa felicità svanisce? Sono molto triste, perché questa tristezza svanisce? Tutto questo è fatto e serve all'evoluzione. Serve all'evoluzione e serve all'adattamento, cioè rende il sistema molto ricco di dinamiche che consentono di trovare soluzioni e di rispondere in maniera efficiente ed efficace alle perturbazioni esterne. Quindi, talvolta sarà possibile raggiungere un equilibrio, ma questo equilibrio molte volte non sarà fisso, non sarà costante, ma sarà mutevole. Normalmente i sistemi viventi in realtà vivono lontano dall'equilibrio, lontano ma non troppo, cioè sono in grado di oscillare, di muoversi in modo elastico, di essere reattivi e variabili, senza però necessariamente discostarsi troppo da una situazione che è quella, diciamo, del confinamento della propria esistenza. Un fenomeno molto importante che vi voglio menzionare è la sensibilità alle condizioni iniziali, cioè in un sistema interconnesso, in un sistema come quello che abbiamo visto, che abbiamo descritto, in un sistema sociale in cui tutti noi siamo tenuti continuamente a prendere decisioni e a cambiare, ognuno di noi pensa, come dicevo prima, di essere irrilevante rispetto alla dinamica e al comportamento del sistema intero, no? Qual è il ruolo di ognuno di noi? Cioè quanto questa decisione che ognuno di noi prende nel momento in cui esce di casa, si mette la mascherina, non si mette la mascherina,
parla in un certo modo, dice determinate frasi, si relaziona con certe persone oppure no. Quanto la nostra azione, che apparentemente è microscopica, è piccola, è irrilevante, quanto influenza in realtà il sistema intero? Ecco, una cosa di cui vorrei, diciamo, che voi diventaste più consapevoli, perché per me è molto importante, è che il ruolo di ogni individuo è fondamentalmente il motore del cambiamento. Cioè, se anche domani non osservo il cambiamento che ho prodotto io comportandomi in un certo modo, lo potrò osservare dopodomani. Cioè, il tempo dà la possibilità alle azioni di ognuno di noi di diventare evidenti. Ci vorrà tanto, magari, ci potrebbe volere anche tanti anni, ci potrebbero volere anche generazioni, ma prima o poi l'azione di ognuno di noi avrà un effetto sul sistema intero. Questa si chiama sensibilità alle condizioni iniziali ed è una proprietà tipica dei sistemi interconnessi, dei sistemi complessi, cioè dei sistemi in cui le interazioni sono la base fondamentale dell'evoluzione del sistema intero. Allora, la prospettiva è macroscopica e microscopica allo stesso tempo. Dunque, il senso di responsabilità nasce dalla consapevolezza che le azioni di ognuno di noi hanno un effetto sugli altri immediato, ma anche su tutto il sistema intero nel tempo, nel futuro. Quindi io adesso ho finito, vi ringrazio e